che com'è strutturato il verde di Genova, com'è distribuito e le azioni che l'amministrazione sta intraprendendo. Il territorio del Comune di Genova è un territorio piuttosto vasto, è orograficamente articolato, noi abbiamo quote altimetriche che vanno dal livello del mare fino a 1000 metri, affacciate tutte sul mare e una porzione anche verso nord, quindi gli aspetti botanici, le fasce fitoclimatiche sono estremamente variate. Questo significa che le specie naturalmente presenti appartengono tanto alle specie che insistono nell'auretum quanto nella fascia tipica del castanetum. Il Comune di Genova già storicamente aveva intrapreso, come potete vedere da questa immagine tratta dagli annali statistici del Comune di Genova, campagne silvane di piantamento alberi, di gestione del verde storico e di ville che, come vedete, già nel 1932 erano riconosciute come ville e patrimonio storico importante. Proprio su queste ville e sulle alberature, qui io ho inserito alcuni dati conoscitivi per farvi capire comunque la vastità del nostro patrimonio e delle alberature presenti, il Comune interviene con l'apporto manutentivo di Aster. Come avete visto, raggiungendo la nostra città, il verde ha importanza, ma è poco visibile in taluni casi, soprattutto nel centro cittadino, è frammentato, ha dimensioni ridotte, quindi questo significa poter intervenire con mezzi piccoli, con costi elevati, con sacrificio. Gli spazi diffusi sono quasi sempre difficilmente accessibili, la città, come vi dicevo, si arrampica da 0 a circa 1000 metri come territorio comunale, quindi la presenza di scarpate, di aree gerbide, a volte prive di mezzi di possibilità di accesso, rendono l'attività sul territorio estremamente difficoltosa. Grandi parchi storici, noi abbiamo distribuiti su tutta la città, lungo la fascia costiera e andando verso nord sulle due vallate principali, quindi Val Bisagno e Val Polcevera, circa 20 ville e di queste una decina rappresentano effettivamente un patrimonio storico invidiato e conosciuto anche al di fuori della realtà nazionale. Alberature stradali e cimiteriali. Genova conta circa 30 cimiteri, tra cui un cimitero monumentale che è quello di Staglieno, ricco di storia, di alberature, di forti vincoli e di forti problemi. Quello che vi dicevo, la localizzazione del verde pubblico abbraccia tutta la città. Il sistema del verde, oltre al verde comunale inteso come ville, parchi e giardini, abbraccia anche un sistema di parchi di frangia, dai genovesi molto frequentato e conosciuto, il Parco dell'Acquedotto Storico e il Parco delle Mura, a cui si affiancano al limite occidentale della città il Parco del Monte Begua e i parchi che lambiscono la provincia di Alessandria nella porzione nord del territorio comunale. Quali sono gli interventi che l'amministrazione sta attualmente mettendo in campo? Ci sono degli interventi di natura straordinaria, arrivati e in procinto di avviarsi, alcuni già in fase di avvio e di esecuzione, che discendono da finanziamenti straordinari erogati dallo Stato, che vanno sotto il nome di recupero e restauro delle ville storiche grazie a fondi provenienti dalle colombiane. Questi fondi ammontano a 17 milioni e mezzo di euro che hanno una ricaduta sul recupero e la riqualificazione delle aree verdi più importanti, fra queste Villa Pallavicini, Villa Duchessa di Galliera, i parchi di Nervi, Villa Rosazza e
Altri fondi aggiuntivi, circa 3 milioni di euro, riguardano Parco delle Mura e Parco dell'Acquedotto Storico Villetta di Negro. Questa è la localizzazione delle ville che vi stavo citando, che sono sostanzialmente distribuite in modo omogeneo e diffuso su tutta la città. Altri interventi di ordine generale. Noi abbiamo avuto una serie di vicissitudini che ci accomuna a tante altre città d'Italia con l'esternalizzazione di quello che un po' ovunque nei comuni era il servizio giardini o il servizio giardini e foreste. La parte manutentiva è stata esternalizzata, si è ricostituito dopo un certo numero di anni un settore interno al comune che ha una funzione di coordinamento delle attività svolte da Aster con la quale quotidianamente collaboriamo e lavoriamo. E ha visto un'interruzione in una serie di processi di gestione delle alberature, soprattutto di processi conoscitivi. Circa 10-12 anni fa erano stati avviati i primi censimenti del Comune di Genova, censimenti sistematici che avevano coinvolto tanto i parchi, i giardini, le alberature stradali e il verde cimiteriale. Questi database sono stati parzialmente mantenuti in vita da Aster e poi hanno avuto un'interruzione nel loro aggiornamento. Li abbiamo ripresi, abbiamo cercato di capire quali fossero le nostre necessità e le necessità gestionali anche in visione di stanziamenti di bilancio necessari per poter effettuare gli interventi manutentivi e da quei vecchi database abbiamo cercato di capire quale fosse la composizione specifica delle specie principali. Da questo è nato, discutendone con i colleghi, con il dottor Fruscione in primis, l'opportunità, la possibilità di fare questo convegno. Oggettivamente, come potete vedere, le specie più rappresentative sostanzialmente, oltre al leccio che abbiamo scelto di non trattare in questa giornata, sono pini, palme, come in quasi tutte le città, platani e bagolari. Cosa abbiamo messo in campo? Abbiamo creato con risorse interne un sistema gestionale che si è avviato, abbiamo individuato delle aree campione su cui effettuare gli aggiornamenti dei vecchi database e l'informatizzazione dei dati e attualmente questo programma è in fase di avvio, di affinamento nelle modalità e ci consentirà di avere delle schede valutative di ogni singola pianta, una georeferenziazione, quindi la possibilità di individuare sul territorio esattamente l'ubicazione della pianta e quindi programmare unitamente a Aster e storicizzare gli interventi che vengono fatti. Questo è un esempio di una scheda di report. Questo è un esempio di ciò che noi potremmo vedere come georeferenziazione. Un breve cenno, l'assessore prima diceva, regolamento del verde. Sì, abbiamo prodotto questo schema, questa prima stesura, che sarà ovviamente oggetto di osservazioni e di aggiornamenti. I punti focali toccati dal regolamento del verde, come potete vedere, alberi di pregio, parchi e giardini di pregio, regolamento d'uso dei parchi che includeremo all'interno del regolamento del verde, questo perché? Perché ad oggi le richieste, la pressione antropica di manifestazioni della più svariata natura diventano sempre più difficili da controllare, sempre più difficili da rimettere in ordine i parchi dopo che ci sono state manifestazioni con un carico antropico troppo elevato. Ulteriore attività è quella delle sponsorizzazioni di aree verdi. Abbiamo avviato nel 2009 la prima campagna di sponsorizzazioni individuando delle aree strategiche all'interno della città. Con il primo anno di attività siamo riusciti ad affidare aree per circa 300.000 euro che si traducono in un recupero di risorse importanti da destinare a